Bene, vediamo ora la seconda parte del costruisci un atomo, quella che riguarda gli elettroni esterni, quindi quella più importante per la chimica, perché quando gli atomi interagiscono tra loro, combinandosi a formare, molecole o altri tipi di aggregati, comunque lo fanno attraverso la condivisione di questi elettroni esterni o il movimento degli elettroni. Che saltano, diciamo, da un atomo all'altro, formando degli ioni. In questo caso abbiamo uno ione monatomico di ossigeno, che è chiamato ione ossido, cioè è lo ione che si trova in tutti gli ossidi dei metalli. È uno ione con una carica doppiamente negativa, quindi O-. E dobbiamo dire quanti elettroni possiede questo ione. Quindi torniamo al nostro costruisci un atomo, dove eravamo rimasti fermi al boro. Per arrivare all'ossigeno, qui dalla tavola periodica vediamo che il boro è il quinto elemento, infatti aveva il numero atomico 5 e l'ossigeno si trova tre posti dopo O. Questo significa che dobbiamo aumentare altri tre protoni, ma finora ci siamo occupati solo del nucleo. Cominciamo allora a mettere prima un po' di elettroni per vedere dove vanno a finire anche. E per vedere che la carica netta di questo atomo va diminuendo, quindi siamo passati da più 5 quando non c'erano elettroni, cioè c'erano 5 protoni, nessuno diciamo neutralizzato, bilanciato da nessun elettrone. Adesso che mettiamo un elettrone, rimangono 4 protoni scoperti, ne mettiamo un altro. Vediamo che due elettroni vanno sullo strato interno, il guscio interno elettronico, mentre il terzo elettrone va fuori, e così anche il quarto elettrone va fuori, e la carica diminuisce sempre di più quando saremo arrivati a 5 elettroni, che non possono stare nel nucleo, non possono stare più nel primo guscio perché è completo, e devono andare in quello esterno. Quindi dicevamo che questi tre elettroni esterni sono quelli che contribuiscono al comportamento chimico degli atomi di boro, alla sua capacità di formare legami chimici con altri atomi, inclusi quelli di boro, ovviamente. Quindi adesso dobbiamo comunque arrivare all'ossigeno, quindi abbiamo detto che mancavano tre protoni e mettiamo gli altri tre protoni e vediamo che a un certo punto i neutroni non bastano e l'azoto già è instabile e l'ossigeno ancor più instabile. Quindi andiamo a mettere i neutroni per rendere stabile questo nucleo e il numero di massa sta aumentando, ecco, si stabilizza a 16. Possiamo anche provare se c'è qualche altro isotopo dell'ossigeno. L'isotopo 17 è stabile, l'isotopo 18 è stabile, l'isotopo 19 no. L'ossigeno più abbondante comunque era il primo isotopo, quello 16, quindi fermiamoci sull'isotopo che per la maggior parte stiamo respirando in questo momento. Gli elettroni però ancora non bastano perché ora sono aumentati 3 protoni, ci sono 3 cariche positive scoperte dal nucleo. Allora andiamoli a neutralizzare mettendo altri elettroni e vediamo che vanno a finire anche questi sul secondo strato. Quindi l'ossigeno lo troviamo nel sesto gruppo, cioè nella sesta colonna, perché in ogni periodo ci sono, diciamo, gli elementi sono quelli che corrispondono nella loro posizione su una riga, corrispondono al numero di elettroni che si trovano sul guscio più esterno. Quindi l'ossigeno è il sesto, infatti ha 6 elettroni esterni. Però ora noi non dobbiamo fare l'ossigeno, ma dobbiamo fare lo ione ossido che aveva doppia carica negativa. Quindi dobbiamo svuotare la cesta degli elettroni e metterne altri due, così da aumentare di altre due cariche negative la carica di tutto lo ione. Quindi come vediamo lo ione ossido, possiamo anche non leggere più lo stabile o instabile perché altrimenti confondiamo la stabilità del nucleo con la stabilità della configurazione elettronica, cioè dell'atomo nel suo insieme. Quando la configurazione elettronica completa un guscio,
come era nel caso dell'elio con due elettroni, e dello ione ossido, oppure dell'elemento che possiede 10 elettroni, come in questo momento l'ossigeno, cioè il neon, abbiamo gli elementi dell'ultima colonna che, chiamati gas nobili, perché questi elettroni esterni danno origine a una maggiore stabilità e una non disponibilità a cedere o acquistare altri elettroni una volta raggiunta questa configurazione con 8 elettroni esterni. Quindi questi gas nobili hanno scarsa o nessuna reattività chimica, non tendono a combinarsi con altri. Cosa chiaramente che non riguarda l'ossigeno. Questo ossigeno, siccome è uno ione e non un atomo neutro, avrà questa carica doppiamente negativa che gli permetterà di legarsi, per esempio, a ioni calcio o ioni sodio o altri ioni positivi con cui formerà dei composti ionici, per esempio. Ok, quindi tornando alle risposte del questionario, possiamo dire che gli elettroni erano 8 quando l'ossigeno era neutro, ora sono diventati 10 perché ne abbiamo aggiunti 2. Andiamo avanti. In questo caso dobbiamo fare un calcolo perché ci dice lo ione monoatomico di un dato elemento che dobbiamo capire qual è, possiede una carica elettrica più 3, quindi ci sono tre cariche sbilanciate del nucleo, tre cariche scoperte del nucleo positive. I neutroni sono 14, ma non ce ne importa niente perché il numero di neutroni è variabile e non c'entra niente con la natura dell'elemento che è data solo dal numero di protoni. E gli elettroni però ci servono per risalire ai protoni, perché se gli elettroni sono 10 e rimangono scoperte tre cariche positive, significa che quando l'atomo è neutro, gli elettroni ne deve avere 13. Questo non lo possiamo disegnare con fette perché al massimo arriviamo a completare il secondo guscio e quindi gli elementi che hanno un numero atomico maggiore di 10 qui non li possiamo fare. Però possiamo vedere qual è l'elemento numero 13, quindi se il neon è il numero 10, il numero 13 è l'alluminio Al. Basta contare e andare in ordine, andare in fila. Quindi l'alluminio è quello che avrebbe 13 elettroni se fosse neutro, avendo invece 10 elettroni, quindi risulta essere uno ione Al3 più. Quindi questo è uno ione di alluminio con tre cariche positive. Possiamo notare che quando l'alluminio perde, cede questi tre elettroni, ha ceduto tutti gli elettroni esterni che aveva, perché nei primi due gusci elettronici l'alluminio aveva 10 elettroni, quindi in pratica diventa anch'esso come il neon. L'alluminio, perdendo i 3 elettroni, assume la stessa configurazione elettronica del neon, che appunto è quella stabile. E questo lo vedremo bene nel prossimo esempio. Quali tra i seguenti ioni monoatomici possiede un diverso numero di elettroni? Allora, vediamo: l'ossigeno, abbiamo detto, aveva 8 elettroni neutro, 10 elettroni, cioè configurazione del neon quando ne ha due in più. Il fluoro è l'elemento che si trova dopo l'ossigeno e quindi lo vediamo qua, dopo l'ossigeno c'è il fluoro, quindi il fluoro dovrebbe avere, togliamo un protone e abbiamo il fluoro, ecco fatto, il fluoro dovrebbe avere in tutto soltanto per essere neutro carica netta 0, per essere neutro deve avere 9 elettroni e 9 protoni. Ora, se noi abbiamo qui invece un ione fluoruro, vediamo c'è cioè un fluoro negativo che c'è un elettrone in più, eccolo, e questo elettrone in più fa sì che sia uno ione negativo, ma come al solito ci ritroviamo con uno ione negativo che ha la stessa configurazione elettronica del neon, quindi 10 elettroni complessivamente. Tornando qua, possiamo vedere che l'ossigeno, lo ione ossido ha 10 elettroni, lo ione fluoruro ha 10 elettroni e lo ione azoto, indovinate un po', avrà anch'esso, togliamo protoni, togliamo anche qualche neutrone, togliamo protoni fino ad arrivare all'azoto, ecco qua, siamo arrivati all'azoto 14, isotopo più stabile, e se ha
Se dovesse essere neutro, dovrebbe avere 7 elettroni complessivamente, 2 interni, 5 esterni. Se invece lo ione N3-, evidentemente deve avere anche questi 3, e quindi anche lui avrà 7 più 3, 10, come il neon. Quindi anche questo è uno ione che ha la stessa configurazione elettronica degli altri due ioni e del neon. Quindi andando avanti abbiamo poi lo ione sodio. Lo ione sodio è un ione positivo. Che cosa significa? Che nello ione sodio ci saranno 11 protoni, perché il sodio si trova qua, all'inizio del terzo periodo. Quindi una volta completato il secondo periodo con il neon, aggiungiamo l'undicesimo protone nel nucleo e arriviamo al sodio. Quindi il sodio per essere neutro dovrebbe avere 11 elettroni esterni, 11 elettroni in tutto anche. Togliendo uno degli elettroni esterni andrebbe a 10, quindi anche lo ione Na+, cioè lo ione sodio, che è molto comune, ha sempre la stessa struttura elettronica. Quindi siamo arrivati a capire che l'unico che ha un diverso numero di elettroni diverso da 10 è il berillio, perché il berillio ne avrebbe, quando è neutro, soltanto 4. Possiamo fare anche il berillio, bisognerebbe trovare un modo più rapido qui per passare da un atomo all'altro. Ecco, quello che viene prima del boro è il berillio. Ecco qua il berillio, quindi togliamo un po' di elettroni. Quando è neutro deve avere 4 elettroni, quindi 2 interni e 2 esterni, 2 interni e 2 esterni. E in questo caso invece ha perduto 2 elettroni, uno già gliel'ho tolto, così è neutro, tolgo un elettrone, anzi voglio vedere se io lo tolgo da dentro l'elettrone, viene immediatamente sostituito da uno esterno, tolgo da dentro questo, sostituito da uno esterno, quindi questo sarebbe lo ione Be2+, lo ione berillio doppiamente positivo, e guarda caso si trova sul secondo gruppo della tavola periodica, qui. Quindi avendo 2 elettroni esterni e essendo un metallo, ha una possibilità di formare ioni con doppia carica positiva, perché in questa maniera assume la stessa configurazione elettronica di un gas nobile, ma non del neon, come abbiamo visto precedentemente, ma dell'elio, che è il primo dei gas nobili che ha soltanto 2 elettroni nel primo guscio. E quindi questa è quella che dovevamo scegliere. Andiamo a vedere le ultime due risposte. Quanti elettroni ci sono in una molecola d'acqua? Bene, allora una molecola d'acqua è formata da un atomo di ossigeno e 2 atomi di idrogeno. Uno potrebbe dire, ma questi atomi possiedono complessivamente 8 elettroni l'ossigeno, un elettrone ciascuno l'idrogeno, 10 elettroni. Ma chi ci assicura che quando si attaccano insieme questi 3 atomi non perdano qualche elettrone da qualche parte, oppure che ne acquistino qualche parte, ma per il semplice motivo che non possono farlo, perché una molecola deve essere per forza neutra, altrimenti non la chiameremmo molecola e non potrebbe formare una sostanza. Noi sappiamo bene che l'acqua è una sostanza, quindi deve essere fatta di molecole neutre o qualunque tipo di aggregato di atomi comunque deve essere neutro. E di conseguenza gli elettroni che ci sono nella molecola d'acqua, che è una sostanza molecolare, devono essere gli stessi che stavano nei loro atomi. Possono anche distribuirsi in maniera strana all'interno di queste molecole, ma non ci interessa. Globalmente devono esserci 10 elettroni, cioè gli 8 più i 2 degli idrogeni. Ultima domanda. Quale elemento ha atomi neutri con 4 elettroni nel secondo guscio? In questo quesito ci viene chiesto di andare a distinguere gli elettroni del secondo guscio da quelli più interni. Quindi abbiamo nel primo guscio sempre 2 elettroni per tutti gli elementi, per gli atomi di tutti gli elementi. Nel secondo guscio ne abbiamo 4 e quindi 2 più 4 fanno 6. Poi sappiamo anche che questi atomi sono neutri. Quindi per essere neutri vuol dire che hanno 6 protoni. Allora torniamo alla tavola periodica e dobbiamo trovare l'atomo con 6 protoni, cioè il sesto della tavola periodica.
idrogeno è il primo, elio il secondo, litio il terzo, berillio il quarto, boro il quinto, carbonio il sesto. Quindi questo elemento che ha 4 elettroni nel guscio più esterno, vedete che aggiungendo elettroni sto solo aumentando la carica negativa, ma non è che sto trasformando in berillio in qualche altro elemento. Per trasformare il berillio nell'elemento che è neutro con 4 elettroni esterni, devo aggiungere anche i protoni. Ecco, arrivato al carbonio, la carica è 0, quindi il mio atomo è neutro, e esternamente ci sono 4 elettroni, quindi il carbonio, l'elemento della vita, è caratterizzato da 4 elettroni nel guscio più esterno. Siccome 4 è lontano da 8, sia ad aggiungere che a levare, è lontano sia da 8 che da 0, quindi il carbonio non ha una tendenza di formare ioni positivi o negativi. Il carbonio preferisce condividere questi 4 elettroni per formare legami covalenti. E con questo abbiamo concluso.